Combattimento con Clayton, che questo è un altro di quei giochi PS1 che, come vi ho detto, appunto anche per le follie dell'imperatore, non ho mai finito. Purtroppo per questo non c'era una ragione specifica. Per le follie, purtroppo, come già vi avevo detto nella serie, il gioco mi si era bloccato al livello Io continuo. finale. Non riuscirete a sfuggirmi per la seconda volta. Preso. Purtroppo il gioco mi si era bloccato nel livello finale e non ho più potuto ricominciarlo nel punto in cui volevo io. Ascolta, sti cacchi. Arrenditi, sei una nullità per un E se è una drago, se nullità. vuoi Ho come sbagliato, ho sbagliato. Sei Mi ha una tirato uno puzza di schiaffo al mostro. culo. Mi ha dato uno schiaffo. Qua purtroppo ho sbagliato tutto fin dall'inizio. Per prendere il coltello che è inutile, ho finito per perdere tempo. Adesso Di sei nel qua mondo per degli prendere la uomini. lettera. Ok, dai, abbiamo 2 vite. Ce la possiamo fare. Non mi preoccupo. Vai però. Maledizione. Non riuscirete a E non sfuggirmi per la riuscirete a seconda sfuggire. volta. Però le Credo azioni che devi tu prima farle, hai imparato a maledizione. fare Se io ti giro e schiaccio il bottone, Tarzan, tu devi tirare quel cacchio di fruttone. Te. Ma no, E dai! ad ogni C'era balsamo. l'azione e non ha preso il frutto. Stava facendo il salto e non si è fatto colpire. Vabbè che adesso. Potrei girare e colpirmi, Potrei Non girare riuscirete a sfuggirmi e per la colpirlo, seconda ma volta. ho paura poi di perdere le lettere. Sei una Infatti, puzza al mio confronto. è stato un errore questo. Questo è stato purtroppo un errore. Adesso mi giro e lo colpisco. Devo farlo più volte. Soprattutto adesso che so che arriviamo alla lettera. Preso. Vai. Ok. Preso. Non riuscirete a sfuggirmi per la... Preso. Presa. Chi se ne frega, vai. Preso. Sei mio, uomo scimmio. Preso. Preso, vai, vai, vai. Dai, 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 che ci siamo. Ormai le lettere ce le abbiamo. Lui ci sta finendo di inseguire. Siamo arrivati in cima. Con l'ultima vita, la zero. Ti ho preso adesso. Cosa dobbiamo fare? No, sul serio, cosa devo fare? Non ho idea di cosa devo fare. Vedo che Siamo dovrai arrivati a imparare questo a punto in cui non volare. sapevo cosa dovevo fare. Cioè, ipotizzo dovessi colpirlo, per carità, però. Ahimè, ragazzo, le tue amiche scimmie sono mie Eh ormai. sì, certo. Ti piacerebbe, basta che ricarico quel pezzo qua di partita. Beh, ora che sappiamo come farla nel modo giusto questa partita, non mi dovrei preoccupare. Allora, ammetto che non ho capito bene i tempismi, purtroppo, del combattimento della parte finale. Però ho capito che devo colpirlo, e fino a là, ok. Questa volta sappiamo bene come evitarlo. Il mio Vabbè coltello. che il coltello. So neanche se Non ci può riuscirete servire a sfuggirmi per la effettivamente, eh. seconda volta. Preso. Io l'ho preso perché l'ho preso. Beccati questo. Preso. Ecco fatto. Ora almeno sappiamo come evitarlo, cosa fare. Preso. Preso e via. Adesso almeno sul percorso non abbiamo più problemi. Poi Ed il ad ogni resto. balsamo. Adesso vediamo. È il combattimento finale che mi preoccupa. Perché ti giuro, non ho ben capito
i tempi. Poi appunto magari il tucano non mi ha mai toccato una volta nella partita precedente, perché adesso sì. Sei mio, uomo. Ecco qua, zitto e vai via. Aspetta un attimo. Preso. Preso e via. Sì, chi se ne frega qua. Vai, salta. Perfetto. I tucani prima non ci hanno toccato mezza volta. Non ci hanno toccato mezza volta. Adesso, per qualche arcana magia, ci hanno bloccato. Vabbè. Ecco qua. Prendiamo i frutti. Ti ho preso adesso. Ok. Ah, solo quando fa... Madonna mia, che stronzo. Ok, ammetto che non ho capito come evitare i colpi di fucile. Ok, rieccoci in cima. E devo provare una cosa. Ok, ecco dove ho sbagliato. Ecco che cosa avevo sbagliato. Io mi posso abbassare in questa fase. Ho sbagliato, ok. Ecco come fai a evitare i colpi di fucile. Cacchio, ho sbagliato, ok. Però almeno ho capito. Perfetto, solo un gran... No, che scemo! Nell'animazione non ho fatto in tempo ad abbassarmi. Già avevo capito che avevo sbagliato, purtroppo. Vabbè, però almeno abbiamo capito come si fa questa parte. L'importante in realtà era quello. L'importante di sta parte era capire cosa dovevamo fare. Ok, rieccoci in cima. Questa volta facciamo più attenzione. Allora, fucile. Coltello. Se la tira e gli tiriamo il frutto. Coltello, coltello, terzo coltello, fucile. Coltello e se la tira? No. Ok. Coltello e se la tira, perfetto. Devo fare attenzione al terzo coltello e i tempi di quando se la tira. E se la tira. Quindi coltello, fucile. Coltello e se la tira. Ok. Coltello, coltello, terzo coltello, fucile. Quindi coltello e se no. Coltello e se la tira. Coltello, coltello, terzo coltello, fucile. Coltello, fucile. Coltello e se la tira? Perfetto. Dai, 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 quanto gli manca? Coltello, coltello, terzo coltello, fucile. Coltello, fucile. Coltello e se la tira. Addio Clayton. Oh, ovviamente non vi posso far vedere la scena, ma questa scena è, credo, una delle peggiori scene di una morte di un villain in un film Disney. Madonna mia, ti giuro che non me la ricordavo così la scena. Mi ricordavo si schiantasse al suolo, non che venisse... Beh, perlomeno tutte le lettere l'abbiamo presa sto giro. 100%. Che bello. Vabbè. Eh beh, certo, non ce ne sono. Allora, devo ammetterlo, come scontro finale hai sbloccato un altro filmato. È stato più difficile, tra virgolette, questo che quello delle Follie dell'Imperatore. Ma per il semplice fatto che lo scontro finale delle Follie dell'Imperatore è una corsa contro il tempo. Mentre qui invece devi, uno, fare attenzione agli attacchi finali e avere il tempismo nel percorso prima di arrivare appunto alla battaglia finale. Però ammetto che è stato bello rigiocarlo, è stato davvero bello. Sono contento di aver completato un altro pezzo della mia infanzia che non ho mai completato per nessuna apparente ragione. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie.
Ciao a tutti.